Inizia così il mio viaggio verso le Baleari. Inizio col presentarvi i miei due amici. Inizia l'avventura con Carmine e con Ronnie. Partiamo alle 4 di pomeriggio da Genova per arrivare a Villefranche al mattino presto, intorno alle 5, ancora buio pesto. Poi da Villefranche ci spostiamo e andiamo a Île-Rennes, perché lì vogliamo fare un bagno incredibile. E così facciamo. Godiamo poi dello splendido tramonto di Île-Rennes per poi risvegliarci al mattino presto. Sì, ci svegliamo prestissimo e decidiamo di navigare. Dove andiamo, Ronnie? Da quella parte? Sì, andiamo lì, andiamo verso il Fréjus. Inizia così la nostra navigazione, tutta vela, ve le spiegate. Arriviamo così al Fréjus, dove lì possiamo iniziare ad assaporare le primizie francesi, quindi baguette e formaggio. E intanto Carmine esplora l'entroterra del Fréjus e ci allieta con i suoi balletti. All'interno del Fréjus scopriamo un paese veramente molto carino ed accogliente. Ma, ahimè, Carmine ci lascia. Alla terza tappa, proprio lì al Fréjus, Carmine ritorna a Napoli. E noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le sue pazzie, la sua allegria, la sua incredibile spensieratezza che ci ha allietato durante questi 3 giorni di navigazione. Ma il nostro viaggio continua e continua il nostro viaggio verso le Baleari. Pronto, Ronnie, vai!